Queste sono le mie palle, sono sferiche, dure, piene di liquidi. Mi chiederete che c'entra? Niente, volevo solo farvi vedere le mie palle. Bentornati qui sul mio secondo canale, sto iniziando a soffrire il caldo, sto iniziando a non poter più vivere all'interno di questa stanza. I gradi percepiti sono 64 milioni. Prima sono uscito con il cane aveva talmente tanto caldo che ha fatto la diarrea. Bentornati, non sento l'audio, ma non è attaccata la cuffia? In Pokémon, ultrasole. Ieri, giornata importante perché abbiamo fatto la sfida del capitano Rototom, il centro ricerche interdimensionali a Kantai. E noi, indovina un po', caro Rototom, dove stiamo andando? A Kantai. Dove dobbiamo andare? Non ho assolutamente letto i commenti di ieri. Andiamolo a farlo adesso insieme. Andiamolo a farlo. Red sta col PDF aperto per gli strumenti, non è vero, coglione. Non sacrificare il cavallo che diventa rotto. Infatti non l'ho sacrificato, ho levato quell'altro. Ne vado a drogare a posto. Quel Pokémon che si rifugia all'interno della tana, Wimpod, è davvero uno dei più fighi della sua evoluzione. Golisopod è di tipo coleottero acqua. Ti consiglio di non togliere Jake, perché quando si evolve diventa devastante. Lotta ghiaccio. Mi state confondendo, mi state confondendo. Oh, 2,40 euro. Duce, che cazzo fai? Non mi doni 2,40 euro? Donami 2,40 euro. Tutti comunque mi stai dicendo di togliere Rockruff. Vabbè, allora io vi dico una cosa. Noi se famo un attimo i cassi nostri, perché comunque... Ah, devo curare sti Pokémon. Madonna, sono devastati. Ma che hanno fatto? Ma che te passa? Andiamo un attimo al centro Pokémon. Tu mi stai a dire Jake è meglio di quell'altro perché si evolve in lotta ghiaccia. Sanno volante drago, l'avevamo tolto, ma in realtà è stato un errore. Allora, a ritogli questo e a rimetti Zanno. Cicalone, secondo me, può ultra volare. Dici, metti Jake perché questa è una merda, e metti Jake perché quella è una merda. Che te devo dire? Però Cicalone, come lo sostituisci Cicalone? Allora, oggi missione eliminare Cicalone. Un po' perché ti dico non mi entusiasma così tanto, un po' perché è un tipo che non mi interessa minimamente. Cioè potrei letteralmente pisciarci addosso e fargli così con la cappella. Quindi Cicalone va fatto volare, Erpuma lo lasci, Merdone lo lasci, Zanno però lo lasci, Jake mi dite che è meglio di Mr. Passimian, e Jessico, che è il nostro Pokémon preferito, letteralmente colui che ci sta carriando in una maniera che non ha un senso logico. Oggi, ti dico la verità, Merdone ti sei guadagnato il primo posto. Dovremmo sostituire Cicalone, ma che mi stavate a dire? Che dici, cattura Wimpod, che diventa Golisopod. A dove lo trovo? Percorso 8. Che mi dici, percorso Ocio? Arbucio. Il percorso Ocio? A dove lo trovo? Scusa un attimo. Tornavo al percorso 8. Voi mi dite, il tizio, quel Pokémon strano, si rifugia dentro la fica, dentro la tana. Io come la ritrovo? Io non so dove sto andando. Qua. Ma... Ah, eccolo lì! A voi mi avete detto via Lapras. Guarda il trickshot. Tu prendi Lapras, fai il giro. A Pescancio ne frega niente. Arrivai dagli Shaolin se i Pokémon te lo consentono. Saluti gli Shaolin e gli dici, oh ciao raga, bella. Riprendi Lapras. Guardalo, guarda la skill. Vai qua. No! No! Godo, coglione! Wimpod. Mazza che brutto, frate, una sottiletta. Che livello sta? Al 65, spero. Almeno 23, 24. 18, mazza è schifo. Che ce faccio a questa 18? Secondo voi basta una Ultra Ball? Anche perché non sto comprando nessuno strumento. Ah, devo dare i cristalli. Senti, dai una Sub Ball, così. Guarda che bella, tutta laziale, lutitiana. Uno fatto, due fatto. È letteralmente preso. Schiavizzato. GG, se gode. Cicalone sostituito. Cicalone aggredito ufficialmente da Zingari. Bella per Merdone. Chissà che livello si evolve. Secondo me è al 70.000. Raccoglie da terra ogni tipo di oggetto. Quando trova delle monete viene preso di mira da Markrow e Meo. È un ladro. Vabbè, sì. Che fai? Non lo chiami? Lui è palesemente Ahmed. È il congolese che si ruba tutte le monete da Fontana de Trevi. Bella per Ahmed. Allora, aggiungi alla squadra e levi Cicalone. È stato un piacere. Quindi attualmente la squadra potrebbe definirsi completa. Lascia anche un oggetto. Grande per. La se gode. Ma quindi adesso lui non risponderà mai più. È tipo un Pokémon segreto. C'avemo Merdone de Terra, Erpuma de Fuoco, Zanno volante droga, Ahmed coleottero acqua, Crab Rawler lotta, Jake lotta. E Jessico di no, coleottere lettera. Dite che il fatto che ho due coleotteri ci frega qualcosa. No, perché tanto uno è terra. No, scusami, tanto uno è acqua e uno è elettro. Quindi potrebbe essere abbastanza on point. Bene, mi sento soddisfatto. Prima missione del giorno. Non ti dico effettuata, ma te potrei di effettuata. Fa caldissimo, si gode. Allora, dove bisogna andare? Io non me lo ricordo mica. Devo andare al coso intergalattico, no? Ah, eccolo qua. Ok, allora Piacciarizard e vola. Vola è il centro interdimensionale di Ano Ano, Kulu Kulu, Gigo Gigo, Migo Migos. Ah, era quello strano che avevamo visto. Ma chi è quella persona cubica? Ah no, è una borsa. Se fosse il corpo. E Bolino usa Splash. Oh no. Guarda, penso sia inefficace. A meno che ora non crea uno tsunami in... come si chiama? Nel sud-est asiatico. Mog? Ma per chi mi hai preso? A coglione. Completamente non sa quello che gli sta accadendo intorno. Dov'ha? Sta scappando, ha una velocità supersonica. Gaetano, eccoti, è da un po' che non ci si vede. Questo è il centro ricerche interdimensionali. Il professore ci sta aspettando. Secondo me sta aspettando che tu ti tolga le mutande.
Dice di sì. Vuoi dire che hai superato tutte le prove? Vieni, entriamo. Molto volentieri. Non me lo faccio ripetere due volte. Professore, ti aspetta al centro ricerche. Si gode. Se va su? Dove va a andare? Se va su. Si sdrogheggia. Dai, Eccoci. Salve. Tutti. Cazzo. Professor Cucuy, è sempre un piacere vederla. Come va tesoruccio? Con chi ce l'ha? Merda, questo se scopa tutte. Professore. Ma chi è adesso questa? È la professoressa Magnolia, direttrice del centro ricerche. La chiami tesoruccio? Ma che c'è qualcosa che non va, professor Cucuy? È la mia moglie. Questa è sposato con una fica. Io e Lilia ci siamo conosciute 3 mesi fa. La trovai svenuta nuda sulla spiaggia. Assurdo. Nella borsa teneva nascosto il piccolo Cosmog. Entrambi erano stremati, pensa te. Ma questa signorina sta sempre nei guai. C'è sempre qualcuno che la deve salvare. Non vedo Au, come mai non è con voi? Sai com'è fatto? Sempre in giro a inseguire la cocaina. Ah, bene, non mi sembra troppo. Ha dato tutte le carte in regola per diventare un grande coglione. Se gode. La Wensi davvero e arriva tutto pippato. Bum, 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 bum. A proposito, sono qui per chiederti un favore. Potresti spiegare a Gaetano lo strano fenomeno che si verifica ad Alola? Quale strano fenomeno, scusami? Il mistero di Alola, conosciuto anche con il nome di fenomeno dell'ultravarco. Si tratta di un fenomeno molto raro, una sorta di squarcio, breccia che si apre nel cielo di Alola. Si ritiene che sia un varco che conduce a mondi ancora sconosciuti. Merda, è tipo Stranger Things. Viene da chiedersi perché si ipotizza l'esistenza di altri mondi al di là del... È tipo il coso... come si chiamava? Quello di Bianco, che era Bianco 2, che c'era la cosa sotto sopra, ma avete capito. Lui non mi convince, secondo me lui proviene dall'ultravarco. C'è da dire che non abbiamo alcuna prova che le leggende dicano la verità. Assolutamente, ma non possiamo nemmeno ignorarle. Vennero chiamati ultra creature e seminarono il terrore tra gli abitanti di Alola. Merda, le ultra creature, è la prima volta che lo sentiamo. I Pokémon protettori delle isole li affrontarono con tutte le loro forze per cercare di respingerli. Chi sono i Pokémon protettori? Forse Cosmog è uno di loro? Non sono altro che un mucchio di antiche leggende. Non è ancora chiaro quanta verità ci sia in questi racconti. E ovviamente, dopo millenni di leggende, arriva Gaetano, l'unico afroamericano della regione di Alola, per risolvere il mistero. Meno male che ci siamo noi. Va bene, Magnolia. Qui al centro ricerche abbiamo molti documenti che approfondiscono il rapporto de sto cazzo e sto cazzone, non me ne frega niente. La professoressa ha aiutato Lilia, potresti parlare con lei, Rotom? Fammi fare un attimo un giretto. Guardalo qua, 35. Secondo me ne abbiamo lasciati almeno 60. Questo libro, gli scaffali sono pieni di libri. Frega un cazzo. Pokémon schiavizzati, e penso che dobbiamo parlare con Lilia. Il professor Cucuy, super inducito, che dice, tu qui non puoi passare. Lilia, circa 3 mesi fa ero in cerca della professoressa per chiederle informazioni sul Nebulino, cioè su Cosmog. Ho finito per ritrovarmi su una spiaggia e sono svenuta per la stanchezza. No, gli hanno drogato il cocktail, palesemente stuprata, e lei non si ricorda nulla. È rimasta con me fino a notte fonda ad ascoltare la mia storia. E grazie a loro ho un posto in cui vivere. Ma li ripaghi in natura, credo. Professor Cucuy, mi fa uscire? Guardate, perché adesso ti aspetta la sfida contro Erkauna Alixia, la grande prova di Akala. E già siamo a 2, sono a 4, quindi tecnicamente siamo a metà. Troverai la casa di Alixia coni poco dopo aver attraversato il tunnel Diglett. Va bene, torna vincitore. Vincere! E proveremo a farlo. Entra nell'ascensore, ti prego. Tanto la mia temperatura corporea penso sia arrivata a 99 gradi. Let's go, se può uscire. Quindi adesso possiamo andare al tunnel Diglett, che in realtà era... Oh no! Che cazzo è sta cutscene? Ultra creature, squarcio nel cielo, fermi tutti. Gaetano, una vagina nel cielo. Gravissimo. Super grave. L'ha visto. L'ha visto, è un altro mondo. Nel cielo si è aperto come uno squarcio. Nel cielo si è aperto come uno squarcio, non è italiano. Possiamo proseguire e andare verso il tunnel Diglett, che era bloccato l'altra volta. Non so se ci ricordiamo, se non vi ricordate, vi prego, smette con la cocaina. Aspetta, tu mi dicevi qualcosa, me sa? Quello è un Pokédex Rotom, ho provato il Festi Plaza. No, non me ne frega niente di andare in quel castello dei tossici. Ok, al tunnel Diglett, immagino che qui ci siano solo Diglett. Alixia, come va il tuo giro? Il trono dei cristalli? Ho rotto il culo a tutti, adesso tu sei la prossima. Ormai è una certa esperienza, dovresti riuscire ad attraversare il tunnel senza problemi. Nemmeno i Diglett dovrebbero darti grattacapi. Va bene, andiamo a Coni, Alixia. Non ti preoccupare, ci vediamo lì. Allora, oh, ah no, allenatori che ovviamente skipperemo brutal. Ed è proprio qui che si troverà una difesa X. Scuroball, ma come cazzo lo trovo? Come cazzo lo indovino? Dai, giriamo un attimo, perché non mi sembra un tunnel e basta. Magari c'è qualcos'altro, Poi in realtà non è mai vero, perché non ce li vedo a impegnarsi. Scusa un attimo, ma forse si sale da qua. Ora spacca tutto, cazzo. Prendi queste scale, prendi queste altre scale. Oh no, questi sono tipo i medici. Mi sa che ogni conversazione che ho avuto con loro l'ho tagliata nei video. Grazie ad Alix siamo finalmente riusciti a fare qualche progresso. Loro sono tipo dei ricercatori. Alola, siamo della fondazione Aid. Il nostro obiettivo è la salvaguardia dei Pokémon. Spero che siano stati quelli del Team School a mettere in subbuglio di Diglett. Sembrano, spero. Quei lazzaroni buoni a nulla, coglioni bastardi, non fanno altro che creare problemi in Pokémon allenatori. I Diglett si spostano attraverso una rete di tunnel sotterranei, ma a me che cazzo me ne frega. Ci sono dei Diglett in giro, fa attenzione a dove metti i piedi, c'è il repellente, e se ne vanno con la loro camminata ultra robotica. Ovviamente lì non si può andare perché c'è uno scalino. Qua, scusatemi, prendo un attimo questa Ultra Ball. È la storia che prosegue. Dragon Ball GT, Dragon Ball GT.
Oh, Nerd Team School, che stanno cacando? Che svilimento. Eravamo lì che ci divertivamo di brutto quando sono sbucati dei Diglett e ci hanno fatto neri. Voglio dire, più neri del solito. Tipo i ragazzi di Stazione Centrale, troppo. Oh no, lotta in doppia con Au. Non ce la faccio, ti prego. Mamma mia, doppia, coppia, non so parlare. Ti vi giuro, il caldo mi sta togliendo tutte le mie facoltà mentali. Ok, un cane in cavallo contro un pedofilo e il pene di Drake. Ma che lotta è? Senti una cosa, forza equina. Ah, su tutti, leva Salandit. Ragazzi, sto soffrendo come non potete capire quanto. Dai su, via, accelera, non ce la faccio più, te prego. Veramente, cioè, non... Ma come tentenna, merdone, Cristo. Bravo, mannaggia. Erpumar 28. Bullo? No, grazie. Team School è arrivata. Diamo la vostra sconfitta. Datevi una calmata. Siamo già abbastanza neri di nostro. Signori, state un po' esagerando. E se ne vanno con i loro ultra razzisti istinti. Quando lotto insieme a te, i miei Pokémon sono più rilassati. Sono allenato Renato. Voglio farti un regalo. Oggetto invisibile. Oh, Eteromax. Ci sta, Siconia. Dai, levate al cazzo. Vai a giocare con i Diglett. Infilati nel culo. Imbecille. Appena arriviamo a Coniconi, andiamo al negozio di Elixir. Io faccio quello che cazzo mi pare. Insieme mi pare. Che c'è Diglett Nino D'Angelo? Bro, che cazzo è Diglett Nino D'Angelo? Fermi tutti, voglio catturare quel... No, 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 ti prego! Ecco perché un tizio mi ha detto prendi Diglett, la sua evoluzione ti stupirà. Pensavo fosse... Memezi. Cioè, c'è Ductrio... Ah, qua mi serve forza, merda. C'è Ductrio de Napoli? Ductrio napoletano? A me mi sembra veramente troppo come... Ultra evoluzione. Non possiamo arrivarci, però, perché lì mi serve forza. Il percorso 9, finalmente. Breve ma intenso. Ok. Che cazzo è? Ciao, allenatore, stai facendo il giro delle isole. Me lo chiedete tutti, forse sapete qualcosa di troppo? Io sono bello. Pellocchio! Ma questo è un plot twist gigante! L'ispettore Pellocchio! Non posso scendere nei dettagli di quello che faccio, ma diciamo che giro il mondo. Che fenomeno, cazzo! Ho fatto un salto al negozio di Elixir a Coniconi e ho comprato delle pietre. Scusa se ti ho bloccato all'improvviso, Pellocchio, puoi fare tutto ciò che vuoi. Tieni questa pietra tuono, va benissimo. Ti ringrazio, Pellocchio, spero di rivederti il prima possibile. Voglio vivere con te, voglio affrontare questa mia vita e avventura in tua compagnia. Ci vediamo in giro, va benissimo. Mister Pellocchio, è sempre un piacere. Che fenomeno, Pellocchio! Ci sono questi intrecci che mi fanno sborrare. Questo è il negozio d'Alixia, quindi. Stazione polizia. Vabbè, niente lotte. Sicuramente. Vabbè, una guardia merda. Sicuramente qua c'è un adesivo, però. No? Deludente. Cioè, raga, era dito. Era un dito mascherato da guardia. Ma stai scherzando? Che cosa sto guardando? Un dito travestito da guardia. Un dito aveva preso il posto del mio compare, eh? Frate, madonna, questa cosa è oltremodo sospetta. Che sia opera della famigerata banda dei dito. La banda dei dito è un gruppo di 5 dito fissati con gli esseri umani. Sono così interessati a noi che spesso prendono sembianze umane. È inquietante, eh? Pensa se ci fai sesso. È per questo che alla fine abbiamo dovuto aprire un'indagine e sono attualmente ricercati. Se quello era un dito, dove è finito il mio compare? Non sarà mica... Frate, dove cazzo eri? Ero raffreddato e non riuscivo ad alzarmi dal letto. E manda un messaggio. Voglio darti qualcosa per aver smascherato il dito. Meno male. 12.000 monete. Porca troia. Va bene. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di persone che potrebbero in realtà essere dei dito. Stranissimo, frate, basta parlarci. Sì, lo faccio io. Se ti rispondono di venditore a Coniconi, demoli alquanto scontruosi. Che sei lo zampino di un dito? Se trovi un dito, sconfiggilo o catturalo. Va bene. Che missione secondaria strana, frate, te lo posso dire? I dito che vogliono scopare umani. Così li chiameremo. Namose un attimo a curarsi e me lo consente il videogame. Anche se mi sa che se vado del... lo sapevo. Mannaggia, ste cazzo. Cazzin di merda. Ma che è? Chinatown? Ma che è sta roba cinese? Ma che c'entra con le Hawaii? Mario Sturniolo, che ci fa qui? La città è veramente strana. Parlerò un po' con tutti e vediamo se c'è qualcuno di interessante. Come al solito è una città letteralmente inutile, in cui non c'è niente. Ci sono sempre le solite cose a ripetizione. I soliti negozi. Di? No. Merda, un dito. L'incubo di Alola. Ma che è? Ma quando usa trasformazione? Ah sì, prende anche il mio tipo. Certo, c'è sta, dai, GG. Godo. Non lo catturo perché per me è inutile. Oh, sei riuscito a smascherare il detto che si era trasformato in un erborista? Fottuto coglione. Oh, ecco quello vero. Ma dove sono quelli veri quando ci sono i ditto? Sono tutte gentaglie, persone inutili. Lì c'è un faro. Però prima di andare al faro, a parte qua c'è altra robetta. Oddio, un galeone. Posso andarci, eh? No, non mi posso buttare sotto. Roba inutile, qua che c'è? Coniconi, niente. Qua ci sarà un cazzo di niente. È tutto così inutile. Oddio, questo mi dà posizione. Sono tutti in T-Pos. Qualcuno mi dà un amo? Vabbè, capito. Dammi Namo, mi hanno detto che quando escono delle bolle dalle rocce sott'acqua si possono pescare delle vere rarità. Ma dammi un amo! Niente, posso rubare le canne? Niente, manco le canne mi fate rubare. Essendo che non c'è un cazzo, però ho visto una roba che potrebbe essere interessante. A parte il coso, a parte il faro lì, c'è un negozio di vestiti che secondo me vende roba cinese. No, chi è? No, ma chi è? Zia Mariella?
Ma chi è? Zia Ma- Guru? No, è un cripto guru. È Zia Mariella cripto guru? Fammi vedere cos'hai. Ma non hanno niente di interessante. È tutta una merda. Vabbè, è tutta una merda. Non mi interessa. Torna a trovarci sto cazzo. Non ci vediamo in niente. Allora, sicuramente andare al faro è inutile. Perché è inutile? Saranno cose che non potremmo raccogliere. Tu che vuoi? Per caso stai facendo il giro delle isole? Avrei un grandissimo favore. Ci stanno troppe secondarie e non c'è un menu in cui me le ricordano. Quindi mi dà veramente fastidio. Sono il top del campo dell'acconciatore. Sono qui ad Alola da poco e mi è giunta voce di qualcosa di molto interessante. Ti spiego tutto. Oh mio Dio. Ho sentito dire che ad Alola c'è un Pokémon con dei boccoli stupendi. Non mi dica è Dugtrio. Il punto è che non ho idea di che aspetto abbia. Secondo me è Dugtrio. Va bene, va bene. Speriamo che la ricompensa sia la tua vagina. Evol Condensa. Mai sentito questo strumento. C'è sta. Non ci si può andare ancora. Vabbè. E allora dobbiamo proseguire l'avventura verso il negozio di Alixia. A quanto pare. Che è questo, no? Oh no, Mario, che fai? È proprio po'. Il Pokémon ha una lettera per te, l'avrei la leggi, caro Gaetano. Benvenuto nel mio negozio, appena conosciuto il mio fido Probopass. Mi aiuta sempre quando sono via, raggiungimi al tempio della vita, va benissimo. E se dà, desopere. Va bene, ma questo negozio cosa vende? Gioiellame? Fratello, prego, però te devi sbrigare, sei veramente lento. Cos'è, una pozione? Dammi la pozione e non mi rompere i coglioni. Dai, via, vai via, vai via, vai via. Ma che me vendi? Ah, le pietre. Ma mi serve altro? Cioè, mi servono effettivamente le pietre? Ah, non mi fai neanche salire, eh? E invece sia coglione. Qua c'è qualcosa, sicuramente la stanza di Alixia. Sborriamole sul cuscino. Ma che... Madonna, che ansia sti cosi. Lo sapevo. 37, eh? Vicino ai 40. Tanto il 40esimo sarà un coglione. Me ne vado subito. Mi fa passare però, fratello. Ok, via. Quindi siamo venuti qui effettivamente per cazzo, perché poi dovevamo andare al tempio della vita. Ah, che è dove volevamo andare prima, in realtà. Che però non ci siamo andati perché siamo veramente stupidi. Anzi, in realtà molto intelligenti. Torniamo indietro, usciamo da questo nefasto luogo e andiamo al tempio della vita. Che è tipo il cimitero dell'altra volta, sono abbastanza convinto. Ah no, questo è il colle della memoria, non è qua. Ah, è un altro cimitero. Ma è pieno di cimiteri, faccio botte con tutti, ciao. Vabbè, ci vediamo dopo. Volevo finisse così in modo violento questa lotta al cimitero. Farabutti, non potete portare via quel Pokémon. Ridatecelo subito. Se stanno ancora uno Slowpoke. Ma guarda che poraccio, non sa capire niente. Oh no, tutto fatto. Abbassa la cresta, non urlare. Mi fa venire il mal di testa. Oddio, in rima è Gemitize. Con i Pokémon faremo soldi a palate. Se non vi sta bene, facciamo ammanate. Perché parlano tutti in rima? Chi è? Ma c'ha dei cetrioli in faccia? Sono le fondamenta, il pilastro della fondazione Aether. Ah, è tipo il capo. Non sia mai che succedesse qualcosa. Crollerebbe tutto. Non te vuoi far male? A me mi sembri vero. Veramente un po' troppo LGBT plus. Dai su, accelera. Ma ragazzi, sto morendo, vi giuro. È veramente complicato. Che assurda situazione, mi mette una depressione. Chi lo vuole il vostro Pokémon? Riprendetevelo e tanti saluti. Non hai fatto la rima con Pokémon, coglionemon. Grazie al cielo, abbiamo salvato uno Slowpoke fondamentale. Ti ringrazio, dammi la fica. Eccellente, valente allenatore. Ma questo, anche lui lo conosciamo, vero? Stai facendo il giro delle isole, rendo onore alle tue abilità. Il mio cuore è in preda all'emozione. Vieni a incontrarmi al resort doppio anno quando avrai superato la grande prova da cala. Va bene, ti condurrò in un luogo interessante. Lui mi dà la chetamina, ti mostrerò qualcosa di eccezionale. Il suo gigante penone. Grazie per avermi aiutata, non so cosa avrei fatto senza di te. Va bene, va bene, va bene, vi prego. Quante aree si dà quel signore con gli occhiali? Ho capito, è il capo dei capi. È tipo il Totorrina dei Pokémon, ma lascialo stare, no? Iperpozione si gode. Allora, tecnicamente qui al cimitero abbiamo fatto tutto. Se non sbaglio si prosegue qui e si va al tempio della vita. Punta a cala. Signori, incredibile, MT56 28, era impossibile. Prima o poi ne beccherò un altro, Oh, che cazzo è diventato? Ma che è? Perché sta roba? È gigante. Scintilla, l'ho mandato a casa. Ma perché è diventato veramente grosso? Non ho seguito bene questa trasformazione. No. Questa è una tragedia. Non ho salvato dall'inizio dell'episodio. Noi ci sentiamo sabato con un nuovo entusiasmante episodio di Pokémon Ultrasole. Spero che vi sia piaciuto questo episodio. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Crash. Grazie mille a tutti. Io rifarò tutto ciò che ho fatto all'interno di questo episodio per poi proseguire la nostra straordinaria avventura. Grazie mille a tutti. Ciao.